Buonasera da Update Fiseo, il programma di aggiornamento e di informazione della Fiseo, la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. La Fiseo è impegnata da sempre nella diffusione dello Shiatsu e nel confronto in vari ambiti sociali. A tale proposito, sono nate collaborazioni con altre realtà che ci vedono impegnati nella realizzazione di eventi, progetti, scambi culturali e professionali. Le realtà con cui collaboriamo ormai da anni spaziano dal mondo dell'arte alle università ad altre realtà associative e forme aggregative, ma anche a società medico-scientifiche. Oggi vogliamo presentarvene alcune un po' più nel dettaglio. Partiamo con l'arte. Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, è un luogo in cui si incontrano artisti, scienziati, attivisti, imprenditori, una vera e propria casa dell'arte. Un'arte vista come strumento di trasformazione sociale responsabile, un'arte in diretta interazione con i diversi settori della società. Shiatsu e Terzo Paradiso è stato il tema principe del convegno nazionale della Fiseo del 2018, così come lo Shiatsu e la Fiseo sono stati protagonisti all'interno dell'ultima rassegna annuale Arte al Centro della Fondazione Città dell'Arte. Per quanto riguarda realtà associative e forme aggregative, ormai decennale è la collaborazione con il COLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali, costituitosi nel 1999. Raccoglie ad oggi oltre 200 libere associazioni professionali. Obiettivo del coordinamento è di implementare e sostenere le associazioni professionali in Italia. Il ruolo sociale ed economico del sistema delle professioni associative in Italia è assai rilevante. Esse costituiscono una fetta importante della nostra economia, contribuendo alla produzione del 4% del PIL nazionale. La Fiseo è da sempre accanto al COLAP per il giusto riconoscimento delle realtà associative e il lavoro dei propri professionisti. Tra i traguardi più importanti, sicuramente quello della legge 4/2013, disposizioni in materia di professioni non organizzate. In questo periodo siamo impegnati con il COLAP in un'importante battaglia che ora permette l'iscrizione dei professionisti associativi al portale del reclutamento della pubblica amministrazione, ovvero permette ai nostri professionisti di diventare collaboratori, consulenti, fornitori delle amministrazioni pubbliche locali o nazionali. E per amministrazioni dobbiamo intendere dai ministeri alle regioni, ai comuni, alle scuole, alle RSA. Per quanto riguarda invece le università, quella con il laboratorio Paracelso dell'Università di Ferrara è sicuramente la collaborazione più rilevante. Il progetto Passi nel cammino di professionalizzazione dell'operatore Shiatsu, cosiddetto PPOS, si contestualizza all'interno della collaborazione iniziata nel 2016, che nel 2018 porta alla pubblicazione del volume L'operatore Shiatsu in Italia, frutto del primo studio nazionale sull'identità professionale degli operatori Shiatsu, diventato punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori. Altra importante collaborazione con un altro importante ateneo italiano, riguarda gli incontri diretti dal professor Ricci Bitti dell'Università di Bologna sull'esperienza degli operatori Shiatsu inerente al laboratorio ricerca e documentazione, sempre all'interno del progetto PPOS. L'obiettivo, come citato nello stesso titolo, è proseguire nel cammino di professionalizzazione dell'operatore Shiatsu, a beneficio non solo degli operatori direttamente coinvolti nel progetto, ma di tutta la comunità Fiseo che usufruirà degli studi di queste ricerche. Anche collaborazioni con società medico-scientifiche come per esempio la SIPNEI, Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, che promuove lo studio dell'organismo umano nella sua interezza e nel suo fondamentale rapporto con l'ambiente, nell'accezione più vasta del termine. A tal fine promuove il cambiamento nella cura, nella ricerca scientifica e nelle relazioni umane. Ma anche collaborazioni con Rete Città Sane. Lo Shiatsu Fiseo è infatti presente in molte regioni e città italiane, proprio grazie a questo accordo, siglato nel 2013, per proseguire e promuovere obiettivi comuni. Il progetto Città Sane è promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa sede vogliamo invitare i nostri soci a rendere ancora più viva e attiva questa collaborazione, nei comuni in cui è già presente la rete e laddove possibile sensibilizzare il proprio comune o città di appartenenza ad entrare nel circuito di Rete Città Sane. Le parole chiavi sono salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di salute.
Infine, la collaborazione con Slow Medicine. Slow Medicine è un movimento, un progetto culturale, un'associazione di cittadini, pazienti, professionisti che si confrontano e si impegnano per la costruzione di un modello di salute condiviso basato su sobrietà, rispetto e giustizia. Slow Medicine cresce se la rete si amplia, si arricchisce, sviluppa idee e progetti. La filosofia è sintetizzata in tre parole chiave: sobria perché agisce con moderazione, gradualità e senza sprechi. Rispettosa perché attenta alla dignità della persona e al rispetto dei suoi valori. Giusta perché impegnata a garantire cure appropriate e basate sulle migliori prove di efficacia disponibili per tutti. Sul sito Fiseo tutti i dettagli delle collaborazioni e partner qui presentati. E ora una notizia per le scuole Fiseo. Lo scorso dicembre abbiamo inviato una comunicazione a tutte le scuole circa la possibilità di avere uno spazio all'interno di questo TG, uno spazio gratuito per presentarsi e presentare i propri corsi. Come partecipare? È semplice. Ogni scuola può inviare servizi, presentazioni filmate, massimo 5 minuti, relativo per esempio ad un corso rutinario attivato sistematicamente, oppure una presentazione della caratteristica peculiare dello shiatsu insegnato nella scuola o altro che vi contraddistingue. Vorremmo così mettere in evidenza le scuole accreditate Fiseo, fornendo una vetrina ulteriore, mostrando le competenze che le scuole hanno e mostrando come nasce lo shiatsu di qualità che la Fiseo porta avanti attraverso le sue scuole. Il contributo può essere inviato a redazione@updatefiseo.it. E per la rubrica shiatsu dintorni parliamo dell'inverno con Claudio Michalizzi, operatore e insegnante shiatsu Fiseo. Oggi parleremo di natura e l'argomento del nostro incontro è l'inverno. L'inverno è una stagione magica, è una stagione ricca di buio, ma anche ricca di riflessi. È la stagione in cui ci si riposa, tutto va a riposo, la stagione nella quale ci si ritira. Ci si ritira per andare a guardarsi dentro. Ma in questo ritirarsi c'è anche la preparazione per una ripartenza, quindi la luce si riduce per poi ricominciare ad allungarsi e quindi è il punto nel quale un nuovo ciclo riparte. È un momento di riflessione, riflessione sulla vita, riflessione su di noi, riflessione sulle esperienze. E in questo momento di riflessione, di ripartenza della luce, lì ricomincia il cambiamento. Quindi l'inverno è una stagione, ma per noi in questo caso la leggiamo come uno stato energetico, un movimento energetico. E questo è il movimento dell'acqua. L'acqua è inserita nel ciclo dei cinque movimenti, dove avremo l'acqua che è stata generata dall'elemento metallo e l'acqua diventerà poi la madre dell'elemento legno, il legno darà vita al fuoco e il fuoco andrà poi a formarsi e stabilizzarsi con la terra. Quindi questi cinque movimenti si aiutano, si controllano, si sostengono e si muovono l'uno nell'altro. Sono tutti e cinque correlati da una serie di legami. E questo rientra in un equilibrio più ampio che è quello dello yin e dello yang. L'inverno e l'acqua per noi è il massimo dello yin. Lo yin ha a che fare con il rallentamento, come lo yang ha a che fare con l'accelerazione. Questi due movimenti, queste due velocità bilanciano gli stati della nostra vita e gli stati proprio degli eventi della natura. Noi siamo essenzialmente acqua, abbiamo passato 9 mesi nella nostra origine, nel grembo materno, e abbiamo passato questi 9 mesi sia nell'acqua che nella pressione di quest'acqua. E la pressione è un elemento fondamentale del nostro lavoro che è.
Per la rubrica Spunti di lettura, Fabio Bucher ci parla del libro Lo Shiatsu e il pensiero macrobiotico di Attilio Somenzi. Buonasera. Questa sera, nell'ambito della rubrica Spunti di lettura, volevo fare una piccola puntata in maniera diversa dal solito, perché mi sembra doveroso, ricordare, come è già stato fatto da tanti di voi, la figura di Attilio Somenzi, recentemente scomparso. E quindi, oltre a tutto quello che è stato detto anche nella puntata precedente del TG Fiseo sulla sua persona, vorrei provare a portare una mia testimonianza della persona che io ho conosciuto e che ho avuto la fortuna di conoscere dapprima come studente, poi come assistente ai suoi corsi, al master post curricolare che lui teneva ogni anno, fino a diventare poi anche, per mia grande fortuna, suo grande amico e confidente. Quindi non parlerò tanto del suo libro, che è Lo Shiatsu e il pensiero macrobiotico. Questa è la prima edizione che viene poi rifatta dopo qualche anno, ma sostanzialmente senza nessuna variazione, tale era stata la profondità della sua prima stesura. È un libro che è stato ed è tuttora utilizzato in tantissime scuole di Shiatsu perché rappresenta proprio la summa delle conoscenze di Attilio condensate in lezioni assolutamente, diciamo, basilari per chi voglia praticare questa disciplina e questa professione. Quindi non parlerò tanto di questo, ma mi fa piacere parlare della persona che ho conosciuto. Io ho avuto appunto la possibilità di essere suo allievo e poi via via il nostro percorso si è sempre più intrecciato fino ad essere, come detto, assistente ai suoi corsi e poi fino a diventare insegnante sempre sotto la sua supervisione preziosissima. Potrei dire tante cose di Attilio. Cercherò di essere sintetico. Tra l'altro la sintesi era una delle sue caratteristiche fondamentali che ho sempre apprezzato. Oltre alle sintesi, lui era un uomo molto acuto, molto preciso e molto saggio. Ho provato sul campo, sulla mia pelle, la sua saggezza in alcuni momenti della nostra conoscenza, anche un po' difficili del mio vissuto. E lui, quando sono riuscito ad avere un rapporto amicale, perché lui caratterialmente era una persona molto rigida, apparentemente rigida, molto autorevole, e in questo devo dire l'ho sempre affiancato alla figura di mio padre, sostanzialmente. Quando sono riuscito a togliere questa maschera che io gli avevo dato, e lì è partito un rapporto di grande confidenza, di grande affetto con lui e con Maria, sua moglie. E voglio ricordare tantissime belle qualità di Attilio. E lui era solito, ma fino agli ultimi momenti della nostra conoscenza, avere una mente molto fervida, molto aperta. E una delle cose che mi è sempre piaciuta molto di Attilio è stata la sua grande propensione alla progettualità. E lui mi ha sempre appoggiato nei progetti che volevo portare avanti nell'ambito dello Shiatsu, me li ha proprio sponsorizzati, mi ha spinto a farne di ulteriori e abbiamo preso l'abitudine per un certo periodo di trovarci qualche mattina assolata in un baretto vicino al fiume della nostra città qui a Verona e a parlare di quello che si poteva fare. Scusate, a parlare di quello che si poteva fare
E io ero affascinato dal fatto di poter parlare alla pari con una personalità di questo tipo, con una persona che aveva introdotto lo shiatsu in Italia, con una persona che aveva dato un'impronta molto forte alla federazione, allora alla FIS, poi alla Fisieo, a una persona che era stato direttore dell'Istituto Culturale, quindi per me era un'autorità. E quando lui parlava, io restavo a bocca aperta e dicevo sì, è vero, è così, facciamo così, senza poi rendermi conto, insomma, della profondità della persona. Ed è stato un rapporto molto molto intenso. Lui ha vissuto dei momenti anche molto importanti della mia vita, lui assieme alla cara e dolce Maria, e quindi diciamo la sua improvvisa scomparsa mi ha lasciato, ha lasciato in primis tutti i familiari, la moglie, le figlie e poi anche il sottoscritto in uno stato di totale, devo dire, sgomento. È un vuoto che non potrà essere riempito, ma quello che mi piace ricordare è che lui ha dato tanto, ha dato a tutti quelli che l'hanno conosciuto. E quindi la sua eredità è veramente pesante, è veramente preziosa. Il suo insegnamento nell'andare sempre avanti, nello studiare, nell'interrogare gli studenti al temuto esame per diventare operatori professionisti. Io ho avuto la possibilità di stare a fianco lui in commissioni di esame, quindi lui era sicuramente preciso, puntuale. Ma era anche capace di mostrare il suo lato umano, il suo lato, come dire, buono, che era veramente enorme, senza limiti, pur nella professionalità, nella precisione del suo insegnamento. Mi ricordo che non voglio farla troppo lunga perché altrimenti non smetterei più di parlare, ma mi ricordo che mi raccontò un giorno un aneddoto a cena a casa sua. E che è il seguente: una volta concluso la stesura del suo libro, si trovò nella situazione di dover decidere che titolo dare a questa sua opera. E non era convinto di nessun titolo che gli venisse a mente. E mi raccontò che in occasione di una cena con altri insegnanti, una di queste, un'insegnante molto famosa nella nostra scuola, gli disse, in una situazione di totale relax, dopo aver anche bevuto forse qualche bicchiere di vino, perché con Attilio c'era anche questa possibilità di rilassarsi e di gustare la buona tavola assieme, parlando anche di cose totalmente diverse che non avessero nulla a che fare con lo shiatsu. Beh, questo insegnante gli disse, in una situazione di distesa sul divano: ma perché non gli dai il titolo Lo shiatsu e il pensiero macrobiotico? E fu per Attilio una vera e propria folgorazione. Disse: come ho fatto a non pensarci? Bene. E così nacque il titolo del suo manuale che tutti noi abbiamo letto. Non la faccio lunga perché altrimenti perdo il pregio della sintesi che lui mi ha sempre insegnato e a cui sono molto attento. Quindi volevo ricordare in questa occasione questo grande, grande, grande amico che manca, manca, manca tantissimo a tutti noi. E niente, tutto qui. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima edizione del TG. Grazie a tutti. Anche questa puntata è giunta al termine, grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Fiseo e di mettere mi piace se questo e altri video vi sono piaciuti. Sul sito updatefiseo.it tutte le puntate e le interviste integrali. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti.